Avrei potuto fare una cosa a fiume, visto che era un tempo che sarebbe abbastanza simile. Allora, i problemi che sono stati affrontati nel gruppo dei legali era principalmente quello di continuare su una strada che si era tracciata all'ultima segreteria, mi sembra, sì, l'ultima, in cui si era iniziato a creare una, quantomeno una mail list degli avvocati per inviarsi documentazione e era stata utilizzata principalmente per la legge 80, quella che ha, diciamo, salvato l'emersione dei canonieri dalla sentenza della Corte Costituzionale. In quel caso aveva funzionato, anche se con un po' di problemi. Tra l'altro abbiamo visto che molti degli avvocati che c'erano alla segreteria nazionale non sono ritornati oggi qua, quindi diciamo che ci abbiamo da incrementare quella mail list in modo che ci sia un dibattito continuo tra tutti quanti. Questo è il problema di metodo, anche per scambiarci eventuali provvedimenti, eventuali sentenze interessanti. L'altro problema che ci siamo posti è stato quello di iniziare a ragionare su un supporto normativo da dare al sindacato, supporto normativo che finora è stato molto lasciato all'iniziativa individuale, principalmente di qualcuno, tipo il povero Massimo, che per sua capacità oggettiva è molto più bravo forse anche di noi. E abbiamo iniziato a vedere alcuni temi che secondo noi sono importanti, ma facendo poi una premessa che secondo me è fondamentale e che va ribadita: non è certo facile ottenere provvedimenti legislativi in assenza di un'attenzione politica sul problema. Noi abbiamo avuto una legge come il decreto 23 che ci ha permesso di fare tutta quella campagna sugli affitti in nero, l'emersione dal nero, che diciamo è stata frutto di più casi fortuiti che non di una richiesta nostra. Noi abbiamo cavalcato la campagna quando oramai la norma c'era, non siamo stati noi che abbiamo creato la norma, questo come sindacato. E questo secondo me è uno dei punti fondamentali, cioè il fatto che un'attività prettamente tecnica di analisi e di elaborazione normativa non è certo un'attività che deve essere slegata e che può essere, si può pensare che abbia successo se non c'è dietro un movimento e una tensione politica forte. Una cosa che chiaramente non c'è in questo periodo, l'abbiamo visto con gli ultimi provvedimenti che sono usciti fuori, tipo quello della vendita delle case popolari, e lo abbiamo visto anche con quello che è successo nella elaborazione di quella norma di salvaguardia per tutti coloro che avevano registrato i contratti in nero. La nostra proposta che avevamo elaborato era di riproporre totalmente la normativa che era stata dichiarata incostituzionale. Rammento, per chi non se lo ricordi, era stata dichiarata incostituzionale per la procedura con cui era stata emanata, non per il contenuto di quelle norme, e quindi è soltanto come norma transitoria inserire una salvaguardia per coloro che avevano effettuato. Queste cose chiaramente non sono state recepite, nonostante che eravamo riusciti a mettere in campo un movimento eccetera, anche perché purtroppo la rappresentanza parlamentare è quella che è e i nostri rapporti con la rappresentanza parlamentare non sono certo idilliaci. Quindi altra questione, altre due questioni su cui si lavorerà nel prossimo futuro, anche per tirare giù dei testi veri e propri, sono
uno sulla riproposizione di una normativa che combatta l'evasione fiscale, due sul problema dell'allargamento dell'emersione fiscale anche a tutti quei contratti come quelli verbali che purtroppo la giurisprudenza ha tentato di mettere da una parte, e poi anche sul problema dell'utilizzo degli immobili. Utilizzo inteso, la proprietà non può essere lasciata abbandonata, o perché non è stata terminata l'edificazione, o perché per motivi economici viene lasciato sfitto un immobile o un palazzo, si deve iniziare a ragionare su come lo Stato interviene e obbliga, o tramite requisizione, adesso io taglio molto con l'accetta le cose giustamente, come lo Stato interviene per l'utilizzo di questi beni che vengono lasciati nel degrado e nell'abbandono totale. Questa secondo me è un'altra battaglia sulla quale sarebbe opportuno, oltre all'elaborazione normativa, anche un'elaborazione politica e un'iniziativa. Quindi l'attività poi è chiaro, è molto più interna al gruppo che non a tutto il resto. Questo è quello su cui si è discusso e quello su cui si lavorerà e si produrrà nel prossimo periodo anche qualcosa in vista del processo. E parte la cosa comparativa del... Ah sì, l'ultima questione, cioè, poi abbiamo chiesto aiuto a Cesare, visto la sua competenza in materia, era quella di iniziare anche a comparare le varie legislazioni degli stati europei sul problema della casa. Questo perché si continua a parlare in maniera alcune volte un po' avventata, poco o con poca conoscenza di quello che avviene negli altri paesi e di quello che avviene qui da noi. Faccio un esempio per tutti, il famoso problema della finita locazione, che in molti stati non è prevista dalla normativa. Io per esempio non so in quali stati, in che forma. Quindi l'altra cosa che si era detta era quella di iniziare a reperire materiale, a lavorare su questa cosa, di una comparazione delle varie legislazioni. Domanda, quanti sono i primi legali che voi avete censito? Allora, i legali censiti sono un po' di più rispetto a quelli che c'erano. Ieri alla riunione c'era Roma, c'era Firenze, c'era Ancona, c'era Venezia, e non ho detto tutti, sì. Roma, Firenze, Venezia, Ancona, poi c'era Pescara che vabbè, era idealmente quello lì. Visto che la proprietà delle case popolari è comunale. La regione, perché semmai il problema è quanto è compatibile una normativa nazionale in una materia che è delegata alle regioni. Semmai sarà la regione quella che farà la richiesta di costituzionalità. Quindi il proprietario, sono i comuni da noi, perché non è regionale la proprietà, da noi è comunale. Il comune di Livorno ha toccato. Sì, ma non lo applica. Nel momento in cui lo applica. Ma volevo fare qualcosa di più, volevo sapere se quanto proprietario potevo eccepire sul fatto che lo Stato decida per me o comunque comunque delle persone. No, attenzione. La proprietà è nella Toscana è passata ai comuni, è passata tramite una legge regionale. No, il problema è la materia dei immobili pubblici, è stata demandata alle regioni. Allora il problema è la regione può dire tu stai legiferando in una materia di mia competenza e a quel punto scatterebbe un'incostituzionalità. Ma questa è la regione, non è il comune che noi la regione non l'abbiamo ancora presa, dacci tempo, abbiamo preso il comune,
Guardate che tra poco passerà il provvedimento nella conferenza delle regioni, già sentire la conferenza unificata Stato e Regione. Comunque